Tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi 6 dicembre mi è arrivato un pacco, non so chi me l'ha mandato. Comunque adesso vediamo la saccagna e passiamo all'unboxing. È abbastanza piccolo, grosso a vederlo, quindi boh, cosa sarà? Ho qualcosa che ho preso io su eBay, ho qualcosa che mi ha mandato qualcuno. Oddio. Ragazzi, ci troviamo nel settimo episodio dei cartoni animati della Kinder e Ferrero, tutta la serie completa dei Lampaclima. A quanto sembra, 2, 4, 6, 8, 12. Sì, sono tutti loro. Quindi ora vediamoli piano piano, tutta la serie completa di Lampaclima. Allora, l'ho presi su eBay. Allora, vediamo un po'. Ricky, eccolo qui. Ricky. Poi abbiamo Nonna Bine. Poi il granchio Cla Cla, quindi questo qui che a che puntata siamo dei cartoni della Kinder e Ferrero delle collezioni. Allora, dunque, questo mi sa che è il settimo episodio, perché allora, nel primo episodio ho ambozzato i Magotti, Palli, e perché nel primo episodio ho ambozzato i Magotti, nel secondo i Magicanti, poi nel terzo episodio ho ambozzato gli Animotosi, quarto gli Smile and Go, e il quinto i Lunes e il sesto i Lunes, che l'ho presi sempre su eBay. E comunque i Lampaclima è sempre della Ferrero del 2006, che in pratica c'erano tre clan composti da tre lettere. Allora, abbiamo i wet, cioè gli umidi, cioè quelli che creano la pioggia, infatti pioggia. Poi, che personaggi sono? Musogno, eccolo qui, e Pato. Poi abbiamo i Sun, cioè quelli che creano il sole, Easy e Ziba. E infine gli Ice. Cioè, Scilla e Frisi. E sono pure come nuovi, come potete ben vedere. Poi gli altri personaggi, c'è Rapaki, l'avvoltoio Rapaki, eccolo qui. Poi dopo Rapaki abbiamo il perfido, è proprio perfido.
Fuscus. Eccolo qui. Che mi viene fuori il raggio del sole. E comunque mi ricordo da piccolo che di personaggi dei pupazzetti ne avevo trovati. Mi pare che avevo Rapaki, Nonna Bene, Palli, Ricky, avevo mi sa, sì, questi due ce li avevo. Avevo anche Musogno, sì. Mi sa che avevo pure Pato. Solo me ne mancava, ne avevo 9 su 12 da piccolo. E sì, 9 su 12. E niente, ci vediamo alla prossima, ragazzi.